anche oggi alcuni spunti che nascono dalle riviste tutte speciali, perché è una giornata speciale. L'importanza di Maria Corredentrice, ma anche la generosità di tante persone la cui fede è semplicemente una benzina straordinaria per le opere di carità. Intanto però cominciamo da una rivista, Jesus, che non soltanto riporta inchieste e dibattiti sull'attualità religiosa, ma parla anche dei problemi e degli schiavi, ad esempio, di oggi. E noi andiamo a un'intervista tutta speciale di Daniele Rocchetti, ebreo e cristiano all'incrocio di tre fedi. Di chi si tratta? Di padre David Neuhaus. Ovviamente già dal cognome comprendiamo che si tratta di un tedesco. E come abbiamo visto dal titolo, ebreo e cristiano all'incrocio di tre fedi. Padre David Neuhaus è il superiore dei gesuiti di Gerusalemme. Andiamo a prendere qualche spunto in una giornata in cui certamente, anzi in una settimana in cui noi tutti siamo più vicini ai luoghi santi. Nato in Sudafrica 58 anni fa da genitori ebrei fuggiti dalla Germania, David Neuhaus è cresciuto nella cultura ebraica, ma senza pratica di fede. Da studente in Israele è entrato in contatto con il cristianesimo conoscendo un'anziana monaca ortodossa e con l'Islam tramite la famiglia di un amico palestinese. Dopo la laurea in scienze politiche all'Università Ebraica di Gerusalemme è entrato nella Compagnia di Gesù e fino a 3 anni fa è stato vicario del Patriarcato Latino per i cattolici di lingua ebraica in Israele. E ovviamente tutto questo è davvero molto bello, perché non solo troviamo il fil rouge della chiamata, della vocazione, ma anche l'importanza che il nostro tempo riconosca appunto queste persone e le individui come strade loro stesse per la conciliazione, per la comprensione, per il rispetto. E naturalmente, come abbiamo detto, anche la fede. Ecco, gli ebrei ortodossi in uno scatto che potremmo definire classico, perché tutti li riconosciamo dalla capigliatura e dai copricapi, però naturalmente ci sono anche tante altre immagini, non solo di interni, ma anche di esterni, con la classica veduta con in primo piano la cupola della roccia sulla spianata del Tempio, sullo sfondo la chiesa del Monte degli Ulivi. Dunque, nel cuore del Medio Oriente, il mercato nella città vecchia di Gerusalemme, che naturalmente è frequentato da musulmani ed ebrei, e non soltanto, ma soprattutto da loro. E la preghiera ad un gruppo di ebrei davanti al muro, altro spazio sacro che ci rimanda a un ineludibile proposito, quello appunto di visitare anche noi Gerusalemme. Intanto con Jesus questa vicenda, questa storia singolare, molto complessa, e convivenza possibile non può che essere un'altra didascalia, in questo caso accanto alla processione della Domenica delle Palme, e anche con un'immagine della Via Crucis alla Basilica del Santo Sepolcro. Vogliamo ritornare a delle parole che risuonano ancora oggi, che sono del Cardinale Carlo Maria Martini, un principe della Chiesa che ha amato anche da biblista queste terre. Amava ripetere: non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace a Gerusalemme. Ecco, al di là del parere dell'interlocutore in questa bella intervista all'interno del mensile Jesus, ecco che noi tutti abbiamo
un motivo in più per conoscere meglio proprio l'eredità dei grandi uomini della Chiesa anche italiana. E adesso cambiamo testata, il settimanale di Padre Pio, come vedete c'è Maria in copertina e all'interno proprio un mariologo, Corrado Gnier, ci parla della corredenzione di Maria. La capacità di commuoversi, caratteristica squisitamente umana, è portata dalla Vergine addolorata ai massimi livelli nella compassione e partecipazione dei dolori di Cristo suo figlio. Ecco perché è giusto affermare che ella non solo ha sofferto per il figlio, ma con il figlio. E l'articolo comincia con la voce di un beato che è anche un grande artista, la cui voce risuona anche nei canti da quasi 8 secoli ormai, Jacopone da Todi. Chi potrebbe non contristarsi contemplando la madre di Cristo che soffre con il figlio? Ecco, questo giustamente Corrado Gnier ci ricorda. A proposito ancora di artisti, il celebre scrittore francese Victor Hugo, e qui siamo nel XIX secolo, scrive a proposito dei poeti che hanno dentro di sé un riflettere, l'osservazione e anche la commozione. Parole che pongono una questione vera: solo l'uomo che può dirsi veramente uomo, cioè sensibile, non si limita a osservare, ma anche condensa, cioè si commuove, ovviamente non solo e non tanto nel senso di piangere, ma nel senso letterale. Cosa significa commuoversi? Cercare di identificarsi, ecco, muovere il proprio intimo, i propri sentimenti con qualcuno. Oggi si parla molto di empatia naturalmente, ma la sfumatura, in questo caso religiosa, è più preziosa. Abbiamo, a proposito di capacità di guardare agli altri e anche di ritornare a soccorrere gli altri anche dopo un dolore, un esempio molto bello in questo numero di Credere, laddove già la copertina ci richiama di nuovo al cardinale Martini, Milena Santerini, nella sua vicenda, coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, e combatte l'odio proprio fidandosi della parola di Dio. Noi all'interno però abbiamo una coppia di genitori e abbiamo da ricordarvi anche una coppia di giovani sposi, Gloria e Marco. Marco e Gloria, se ne è parlato tantissimo quando la tragedia di un grattacielo britannico portò appunto in primo piano proprio gli italiani nel Regno Unito, ma in questo caso italiani coinvolti nella tragedia e quindi che hanno perso la vita. Con il rosario ho superato la tragedia della morte di mia figlia, la mamma Emanuela Disarò, la mamma di Gloria, che morì appunto nell'incendio 3 anni fa, l'incendio della Grenfell Tower a Londra. Ha ritrovato la forza di vivere grazie alla fede. Il dolore è enorme, ma ho capito che Dio ha un disegno per ciascuno. La preghiera del rosario mi dà serenità. La figlia aveva solo 26 anni quando il 14 giugno 2017 perse la vita con Marco Gottardi, il fidanzato, vivevano insieme, stavano per sposarsi. Lui aveva 27 anni e accadde appunto questa tragedia alla Grenfell Tower a Londra. I due ragazzi veneti si erano conosciuti all'università e stavano progettando e realizzando in parte un futuro insieme. La prima tappa è stata lavorare all'estero. A Londra iniziano a esercitare in 2 studi di architettura e saranno tra le 72 vittime di quell'incendio, di quel rogo del 14 giugno di 3 anni fa. Ovviamente dramma indicibile, tra l'altro dal punto di vista del fare giustizia ancora i procedimenti
sono in corso, non ci saranno le lentezze eterne della giustizia italiana, ma ancora comunque c'è da attendere. Ma qui il punto chiave è che è stata proprio Gloria alla fine a consolare la madre. Perché? Perché si sono resi conto di quello che sarebbe accaduto e si sono parlati con i genitori fino all'ultimo. Dunque passano i minuti, si susseguono le sue chiamate, sento che ha paura, racconta la mamma, comincia a tossire. In quel momento sono certa che la situazione è grave. La stringo forte, anche se siamo distanti migliaia di chilometri, mi sostiene una forza che non può essere solo umana. Avrei dovuto disperarmi e invece, racconta ancora Emanuela di Sarò, rimango calma. Fin quando lei decide di chiudere la telefonata per non farci sentire le urla e il dolore, mentre Marco l'abbraccia forte per l'ultima volta. Morti in un rogo, morti tra le fiamme, Marco e Gloria. E come già vi ho detto, la madre racconta proprio questo dettaglio. È stata lei, Gloria, a consolarmi. Quindi con un dolore che certamente permane, c'è anche contemporaneamente la testimonianza della forza della fede, ancora una volta. Anche in questo Triduo Pasquale, dunque, tanti sono gli spunti, anche attraverso le riviste, alcune volte di testate religiose, altre meno, ma sicuramente attraverso la forza della preghiera e della carità continueremo in questo triduo pasquale che ci aiuta a penetrare i misteri della fede e che ravviva la nostra vita.